Ci sei. Buonasera, a tutti gli ascoltatori presenti qui nella nostra aula virtuale, a tutti gli ascoltatori collegati su YouTube per seguire l'evento di questa sera del webinar di Sinestesie e la presentazione del libro di Eleonora Rimolo, I mille volti di Lidia, Genesi e sviluppo del personaggio. Presenteranno il libro di Eleonora Rimolo il professore Alberto Granese dell'Università di Salerno e il professore Enzo Salerno dell'Università di Salerno. Prima di lasciare la parola alla direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici, professoressa Rosa Maria Grillo, vorrei immediatamente, per non dimenticarlo, fare i ringraziamenti in primis a Vincenzo Aiello che cura la regia informatica del nostro webinar di sinestesia e alla dottoressa Marirosa Fedele che cura l'ufficio stampa dell'associazione Sinestesie. Ovviamente va da sé un grazie al direttore di Sinestesie, il professore e collega Carlo Santoli. Due parole su Eleonora Rimolo, dottore di ricerca in studi letterari presso l'Università di Salerno, è già autrice di numerosi saggi pubblicati in riviste quali Misure critiche e Sinestesie, ma anche Il Cenobio e la rassegna della letteratura italiana e Semicerchio. Alcuni contributi critici di letteratura italiana sono apparsi anche in volumi miscellanei. I suoi campi di studio e di interesse, oltre al teatro del Cinquecento e alcuni autori tra 8 e 900, da Carducci a Pascoli, a D'Annunzio e Tabucchi, ovviamente argomenti di taglio comparatistico, quali quello che ci troveremo ad affrontare e a discutere stasera, legato allo studio intitolato appunto I mille volti di Lidia. Lascio la parola al direttore del Dipartimento, professoressa Rosa Maria Grillo, per i saluti istituzionali. Buonasera, è un appuntamento ormai fisso questo con il webinar di Sinestesie. Sicuramente almeno una volta a settimana ci rincontriamo qui per presentare un libro, parlare delle molteplici attività dell'associazione culturale, ma che è anche casa editrice. Rivista, quindi le occasioni di incontro sono davvero tante. Stasera invece presentano i miei colleghi. Io mi limito a dare i saluti iniziali. Un libro di Eleonora Rimolo che io conoscevo come poetessa, abbiamo presentato qualche suo libro di poesia, invece stasera, Metamorfosi, assisteremo alla presentazione invece di un saggio critico di letteratura sicuramente interessante, come lo sono tutti gli approcci comparatistici, interdisciplinari, temporali. Chi mi conosce sa che mi interessano molto tutti gli studi che abbracciano più campi, più ambiti, più epoche, perché in questo tempo, vabbè, possiamo dire della postmodernità, ma anche della chiusura a cui tutti siamo obbligati, avere invece questi squarci ad ampio raggio sicuramente ci aiutano a superare questi momenti e a non rinchiuderci ognuno nel proprio piccolo ambito. Quindi auguri a tutti per questa organizzazione di stasera, auguri ad Eleonora per una continuazione delle sue attività di poetessa e di studiosa e vi ascolterò e saluto i colleghi Rosa Giulio, Alberto Granese, Enzo Salerno, Carlo Santoli che c'è anche se vuole stare nell'ombra. Non si sfugge al mio
al mio occhio. Quindi buon lavoro e vi ascolto. Molte grazie, grazie alla Grazie. direttrice. Sicuramente interpreto anche la volontà dell'autrice. Un grazie alla direttrice che da sempre, devo dire, sostiene i giovani studiosi, partecipa sempre attivamente a tutte le iniziative che coinvolgono i giovani studiosi, i giovani dottorandi, i giovani dottori di ricerca del nostro dipartimento, e quindi la ringraziamo anche per il suo sostegno e la sua solidarietà ad un'attività di ricerca importantissima, ancora più importante in un momento così difficile come questo, in cui è difficile mantenere ovviamente delle relazioni, potersi incontrare, potersi confrontare, poter discutere personalmente anche delle proprie attività di studio. Quindi il fatto che sia sempre presente telematicamente e sia a sostegno di tutte le nostre iniziative ci porta a ringraziarla davvero con affetto, perché è importantissimo avere la sua presenza e il suo sostegno. Quindi grazie direttrice, lascio a questo punto la parola al professore Alberto Granese per dare l'avvio ai lavori di presentazione. Buonasera, buonasera a tutti. Naturalmente una serie di ringraziamenti sono stati già fatti. Ne aggiungo qualcos'altro pure io perché indubbiamente va ringraziato innanzitutto colui che ci ospita in questo webinar, cioè Carlo Santoli, perché effettivamente diciamo, è lui che ha voluto diciamo, questa presentazione, di ospitare questa presentazione. Ringrazio naturalmente la direttrice del dipartimento, anzi mi fa piacere vederla in forma questa sera perché da un po' di tempo non la vedevo, insomma, comunque insomma, la vedo in gran forma. Ringrazio naturalmente la collega Rosa Giulio e naturalmente il grande regista di tutto, insomma, a cui io sono molto affezionato e con molta stima verso di lui, e cioè Vincenzo Aiello. Mi fa anche piacere di presentare questo libro insieme col collega Enzo Salerno, che anzi, diciamo, parlandone con Leonora, ho detto che diciamo, un collega molto qualificato per presentare questo libro sicuramente è il collega Salerno. Detto questo, ecco qualche parola molto veloce anche su Eleonora. Eleonora, l'abbiamo detto, è una poetessa. Io ho presentato più di un volume di poesie di Eleonora, quindi l'ho prima presentata come poetessa, questa sera autrice, diciamo, di un libro. E potrei anche dire che da quando ho conosciuto Eleonora, che insomma aveva appena finito gli studi. Aveva conseguito la laurea magistrale sostanzialmente. Vi ricordo che i suoi punti di riferimento erano, a parte le poesie, insomma, però ricordo molto che i suoi punti di riferimento era la traduzione classica, diciamo, e quindi le traduzioni dal classico, di cui tra l'altro uno dei massimi esperti è proprio Enzo Salerno. E naturalmente mi ricordo di Pessoa, diciamo, l'altro grande amore, Pessoa, che insomma era tra le parole che continuamente diceva Leonora. Quindi questa sera ci siamo trovati con questo libro che raccoglie, diciamo, un po' tutti gli ultimi studi di Leonora e li assembla in una, diciamo, un'opera di taglio sostanzialmente monografico e, come è stato già detto, anche di taglio comparatistico. Entriamo un po' nel merito, naturalmente. Io sono abituato ad entrare nel merito del libro, diciamo, non parlarne in maniera generica, perché sostanzialmente lei parte da questo personaggio di Lidia. Lidia è un personaggio razziano, insomma. Le sembra di cogliere in alcune odi di Orazio, le sembra di cogliere naturalmente questo personaggio
che Orazio sostanzialmente si potrebbe dire che crea, perché poi tutto sommato alla fin fine Leonora stessa riconosce che questa Lidia è un senal, insomma, potrebbe raccogliere varie figure femminili, non necessariamente si riferisce a una figura femminile, quindi sostanzialmente questa Lidia, che viene fuori naturalmente dal libro, è un personaggio sostanzialmente, insomma, inafferrabile, evanescente, perché è un personaggio che non parla, che non si presenta in prima persona. E quindi praticamente un personaggio sostanzialmente che viene direttamente fuori dalla concezione un po' epicureista, insomma, di Orazio, insomma. Ricordate il famoso Carpe Diem, eccetera, insomma. Quindi così sostanzialmente viene fuori questo personaggio, in questo modo, diciamo, l'ha cominciato a cogliere Eleonora Rimolo. La prima riflessione molto importante da fare naturalmente su questo è che Lidia sta e diventa la capostipite di un personaggio, o meglio, di una ricerca, di un percorso attraverso naturalmente questo personaggio. Questo che cosa implica? Implica un punto molto importante, e questo va dato anche, diciamo, a Eleonora di essere stata molto precisa su questo. E cioè implica anche una discussione sul personaggio. Che cos'è il personaggio? Come si costruisce il personaggio? Qual è naturalmente tutta la teoria, come dire, particolare sulla figura del personaggio? E tra l'altro, diciamo, questa naturalmente dimostra che da parte dell'autrice c'è stata una particolare attenzione anche, come diciamo, in genere anche in termine tecnico, cioè in questo caso di metaletteratura o di metacritica, cioè nel senso di una riflessione anche, diciamo, sul tipo di lavoro che sostanzialmente lei stava facendo. E infatti ci sono delle pagine che lei dedica sostanzialmente a questo problema, soprattutto risalendo a quelli che sono stati, diciamo, in modo particolare gli studi dei formalisti russi, scendendo attraverso lo strutturalismo, soffermandosi su Barthes, arrivando alla semiologia di Bremont, di Greimat, cioè sostanzialmente fa un quadro molto ampio di come sostanzialmente è stato messo in evidenza la figura del personaggio. Anche con dei punti di riferimento in campo italiano, non a caso la mitografia del personaggio di Salvatore Battaglia, il personaggio uomo di Giacomo De Benedetti e via discorrendo. Sostanzialmente questo significa che l'autrice ha tenuto sotto controllo, molto sotto controllo, la parte, come dire, strettamente scientifica sulla questione del personaggio e in modo particolare ha tenuto conto anche dei rapporti tra questa parte, diciamo, col resto, diciamo, del libro, su cui poi naturalmente, diciamo, ritorneremo. Per quanto riguarda la figura del personaggio, naturalmente noi ci troviamo di fronte a delle considerazioni diverse. Per esempio, lei tira in campo anche Henry James, tira in campo Chatham, alla fine, soprattutto alla fine, mette in modo particolare fa un riferimento a Philippe Aumont, cioè in effetti fa vedere che sostanzialmente il quadro, il ventaglio, diciamo, di riferimento scientifico è molto ampio. Qual è il problema di fondo che viene discusso in tutto questo? Che è il problema se il personaggio sostanzialmente è una creazione di parole, cioè una funzione che sostanzialmente l'autore mette in campo nel corso della sua diegesi, nel corso della sua narrazione, oppure il personaggio preesiste all'autore, una figura in tutto tondo, una figura psicologicamente già costruita, non solo che fisicamente, che poi naturalmente l'autore utilizza all'interno del romanzo. Sembra che Eleonora si orienti per questa seconda tesi, cioè per la tesi che sostanzialmente il personaggio è sostanzialmente una creazione che parte direttamente dall'autore e che poi naturalmente l'autore lo inserisce nel romanzo. Quindi non nasce dalla diegesi, non è una funzione, non è come dire un semplice attante, ma è comunque una creazione psicologica da parte dell'autore. E questo naturalmente è molto importante perché secondo me è proprio, come dire, l'asse portante di tutto il ragionamento, perché è chiaro che nel momento stesso in cui si sceglie di fare lo sviluppo di un personaggio, la genesi e lo sviluppo del personaggio, è chiaro che sostanzialmente si mette in campo anche, diciamo,
un punto di riferimento fondamentale di che cosa è il personaggio, come viene costruito il personaggio, come l'autore costruisce il personaggio. Io ricordo una battuta molto importante fatta da uno dei maestri del formalismo russo, cioè Viktor Shklovsky, il quale addirittura diceva che Amleto è una creazione della tecnica teatrale, cioè Amleto, che pure noi consideriamo un personaggio a tutto tondo, è quel portavoce della modernità. Amleto è colui che riprende la grande tradizione classica rappresentata da Ulisse, grande personaggio, diciamo, omerico, e quindi naturalmente è colui che guarda la modernità, ma ecco che noi vediamo in questo modo, ma secondo naturalmente, diciamo, i formalisti russi, secondo Shklovsky, non è altro che una creazione stessa della tecnica teatrale, la tecnica teatrale che quindi porta via, diciamo, porta in primo piano il personaggio di Amleto. Questo per far vedere come sono sostanzialmente molto divaricate queste tesi, cioè sono delle tesi su cui in modo particolare si è discusso negli anni 60, negli anni 70 in modo particolare, oggi sembrano un po' superate perché non c'è più questo fanatismo, diciamo, per lo strutturalismo, però naturalmente, giustamente, Eleonora ne discute. È importante discuterne perché bisogna capire come nasce sostanzialmente il personaggio. Detto questo, che io ritengo molto importante, anche se lei, diciamo, lo cita verso la fine del libro, quando cita Philip Hammon, per esempio, o le varie categorie, le tre categorie di Philip Hammon, in cui lei fa rientrare poi sostanzialmente i personaggi di cui ha trattato, ma li cita in una parte centrale del libro. E li cita soprattutto quando lei parla di Saramago, perché poi il capitolo su Saramago è, come dire, il piatto forte del libro, il momento su cui lei si sofferma più a lungo, con una serie di descrizioni, diciamo, descrive, diciamo, tutti i particolari, descrive il personaggio, ma ripeto, ci ritorneremo ancora sopra su questo problema, ma in effetti, cioè, fa vedere in modo, diciamo, come dire, puntuale, come naturalmente, diciamo, si entra poi sostanzialmente in questo romanzo, perché è il romanzo che poi, come dicevo, la parte, diciamo, centrale e sostanziosa del libro. Questo naturalmente è detto all'interno, come dicevo, della trattazione del romanzo, anche se qua e là poi viene ripreso e soprattutto viene ripreso alla fine. Ma adesso facciamo un po' macchina indietro e ritorniamo brevemente ad Orazio, cioè al punto di partenza sostanzialmente, diciamo, dell'inchiesta sul personaggio fatto da Eleonora Rimolo. Naturalmente lei poi a un certo punto ha bisogno di fare qualche taglio temporale, anzi qualche salto temporale direi, perché poi da Orazio si parte alla lirica barocca, perché non a caso lei va trovando, sostanzialmente trovo Lidia, se Lidia non la trova in Tasso, non la trova in Boccaccio o non la trovo in altro autore, lei crede di trovarlo giustamente in alcuni autori, diciamo, del barocco, e naturalmente del capostipite del barocco che Marino, e naturalmente in un altro autore molto meno noto ma comunque importante del barocco che è Achillini. Quindi c'è, cioè, questo passaggio sostanzialmente da Orazio alla lirica barocca. Ripeto, è un salto un po' forte, però sostanzialmente lei va alla ricerca del personaggio. Che cosa si mette in evidenza in questo passaggio? Si mette in evidenza giustamente che in base, diciamo, alla lirica barocca, alla tipologia della lirica barocca, dove una parte di Tasso viene ripresa, una parte viene capovolta, i rapporti col Rinascimento, eccetera, ma questo ci porterebbe un discorso molto lungo, in effetti mette in evidenza un punto molto importante, perché giustamente lei tra le varie liriche sceglie delle liriche particolari. E quale lirica sceglie? E quindi poi è molto importante la scelta, perché già la scelta, diciamo, è un atto critico importante, non è un fatto meccanico, è un fatto critico scegliere qualcosa invece di un'altra. Che cosa sceglie? Sceglie, diciamo, la simbologia della rosa. Diciamo, fa vedere come in un sonetto di Marino, ecco, la donna che prende la rosa si punge, e quindi questa rosa bianca che viene irrorata dal sangue e che è il simbolo inizialmente di qualcosa che va in decadenza, della morte, perché naturalmente noi sappiamo benissimo che nella poesia barocca c'è molto di questo elemento drammatico della morte, dell'elemento funereo, eccetera, eccetera.
e che non a caso, e questo è un passaggio che mi è particolarmente piaciuto, lei mette in evidenza che poi non a caso proprio un personaggio di Saramago che si chiama Marcenda, cioè proprio colui che deve merire, che deve finire, che deve, diciamo, marcire, se è brutta la parola, è quasi, diciamo, un po' anticipata, diciamo, da questa lirica di Maria. Successivamente, e naturalmente questo dipende un poco dai suoi studi, perché io ho visto che Leonora naturalmente si mostra, diciamo, molte volte anche su terreni diversi, insomma. Successivamente si arriva a Carducci, anche se questo potrà sorprendere, ma insomma proprio Carducci, diciamo, in questo passaggio, diciamo, del personaggio. Va di fatto che poi, ripeto, molte volte dipende anche dagli studi che noi facciamo. Eleonora si era avventurata molto soprattutto nel carteggio tra Carducci e la Cristofari Piva, che cioè sostanzialmente l'amante, diciamo, del nostro Giosuè. E naturalmente lei si sofferma in una prima parte dove fa uno scandaglio dell'epistolario che lei conosce molto bene, che ha studiato, eccetera, e mette in evidenza un po', diciamo, tutte le varie, i vari rapporti, diciamo, di Carducci con Lina, diciamo, questa sua amante, che poi diventa Lidia. Lina, Lidia, cioè diventa sostanzialmente Lidia. Naturalmente facendo vedere che c'è una differenza enorme rispetto ad Orazio, perché Orazio vedeva una Lidia senale, cioè una Lidia che naturalmente da una parte respingeva gli amanti, però alla fine veniva respinta, non sembra mai la stessa Lidia. In effetti qua le cose sono diverse, perché Lidia, a cui si rivolge Carducci in alcune poesie particolari, è anche naturalmente la donna con cui lo intrattiene un rapporto, diciamo, amoroso, eccetera. Quindi praticamente, diciamo, l'elemento di divisione è fondamentale. Ma qual è, secondo me, il punto più interessante di tutta la questione? Perché no, potrebbe sembrare così un passaggio un po' particolare. Il punto interessante è ancora una volta la scelta che fa la Rimolo, cioè la scelta delle poesie, non solo che si riferiscono a Lidia, in modo particolare sulle odi barbare, e su questo naturalmente c'è tutto il ragionamento da fare sulla metrica, cioè, ma questo naturalmente lo lasciamo da parte, perché ci sono molti studiosi, diciamo, che hanno studiato a lungo la metrica e le strutture delle odi barbare di Carducci. La parte importante sono le scelte che lei fa. Di queste scelte io ne vorrei segnalare due. Una è una poesia di Carducci intitolata Ruittura, dove praticamente si ritorna all'idea del carpe diem, cioè il tempo che fugge, che bisogna cogliere l'attimo fuggente, quindi diciamo che è un po' la più oraziana sostanzialmente delle odi barbare di Carducci. Ma l'altra, su cui in particolare mi vorrei soffermare, è l'addio in una mattina di autunno, che è, diciamo, a mio avviso, una delle liriche più belle di Carducci. Questa lirica, La stazione in una mattina d'autunno, e su questo poi vedrete per quale ragione mi soffermo, è tra l'altro anche citata da Montale. Montale, in un mottetto molto bello, breve ma interessante delle occasioni, che comincia proprio addii, fischi nel buio. Ecco, anche questo è un addio su una stazione. E non a caso si rifà proprio a questa bellissima ode barbara di Carducci. Bene, la Rimolo la riporta, io qui davanti, diciamo, proprio il libro, vi leggo una strofe bellissima, flebile, acuta, stridula, fischia la vaporiera da presso, plumbio il cielo e il mattino d'autunno come un grande fantasma mi è intorno. In questo momento del passaggio, dell'addio, diciamo, di Lina, che poi è Lidia sostanzialmente che si allontana. Qual è il punto interessante di tutto questo? Che qui il punto di riferimento è il treno che porta via Lidia. Ecco, ricordiamoci, ne abbiamo pure parlato una volta con Leonora, che non a caso Carducci aveva scritto il famoso inno a Satana, dove c'è un elogio addirittura del treno. Il treno rappresenta naturalmente l'elemento del progresso, della novità, della forza, eccetera, eccetera. Perché poi, diciamo, oltre il classicismo, un ramo positivista poi stava pure nel nostro Gesù. Ma l'elemento fondamentale, naturalmente, qui è diverso, perché
il treno diventa il mostro che porta via il via. E quindi naturalmente è chiaro che la cosa è molto diversa. Nella parte finale, che però, ecco, Eleonora riporta in nota, non riporta nel testo, ma che a me è molto bella, perché poi vedremo perché è interessante, perché non a caso viene ripreso alla fine, quando dice, vedete, sono bellissime questi versi di Carducci, o qual caduta di foglie, gelida, continua, muta, greve sull'anima. Io credo che solo, che eterno, che per tutto nel mondo è novembre. Questo elemento cosmico, praticamente, di questo novembre che è dappertutto. Meglio a chi il senso smarrì che l'essere, meglio quest'ombra, questa calicine. Io voglio adagiarmi in un tedio che duri infinito. Le riporta in nota Eleonora, ma sono dei versi molto belli questi Carducci. Perché sono belli? Perché, attenzione, qui Eleonora mette in evidenza un punto molto importante alla fine del capitolo di Carducci, non a caso citando un libro della sua professoressa di Rosa Giulio, Il Nauta e il Flaner, dove praticamente dice Eleonora, attenzione, qui noi abbiamo il salto alla modernità, ecco, in questi versi, la calicine, l'elemento brumoso, eccetera, noi sentiamo Baudelaire, in questo passaggio sentiamo Rimbaud, cioè noi ci avviciniamo alla modernità. C'è il momento del salto di Carducci, grande classicista, eccetera, cioè il salto alla modernità. E infatti c'è un passaggio molto bello di Eleonora che dice, è così che Lidia, entra come personaggio e come persona nella modernità. Questo è il momento del passaggio nella modernità. Ecco perché questa poesia è bella, una poesia interessantissima, una poesia che avvicina Carducci alla modernità. Poi, ecco, mi avvio un po' alla conclusione, perché non è che mi voglio mettere a voglio lasciare anche dello spazio al collega Salerno. E poi, naturalmente, come dicevo, il piatto forte è rappresentato da Saramago, o meglio è rappresentato da questo personaggio inventato da Pessoa che si chiama Riccardo Renzi e che scrive naturalmente anche lui delle poesie di stampo razziano, dove questa Lidia, qua è il punto fondamentale, è una Lidia, diciamo, diafana, quasi preraffelita, una Lidia che si assie, che è seduta sul fiume che scorre, che rappresenta naturalmente la vita che passa, una Lidia remissiva, una Lidia, questo è molto importante, che non parla, una Lidia di cui non si sente la voce, una Lidia che noi non sentiamo come personaggio. E qua è il punto. E dove sta allora questo personaggio? Ecco, quindi se Riccardo Reims, che peraltro non è una persona vera, ma è un'invenzione di Pessoa, a sua volta crea un personaggio che non sembra un personaggio, e qui siamo veramente all'ultra personaggio, diciamo una specie di Senal al cubo, insomma, sostanzialmente non si sa chi è il punto di riferimento. E a questo punto, ecco, che interviene Saramago. Saramago che riprende naturalmente questo personaggio di Riccardo Reus e crea per la prima volta una figura di Lidia che è una figura vera, che è la cameriera dell'albergo, naturalmente, dove Riccardo Reims, che è un medico e un poeta in quel momento, alloggiava, e in cui sostanzialmente si stabilisce poi il vero rapporto fisico, naturalmente, tra i due personaggi, per cui questa Lidia finalmente diventa un personaggio vero. Però c'è una variante, e secondo me su questa Eleonora forse gioca la sua carta più importante, perché se no ci addentreremo all'interno di un romanzo dove praticamente si parla di questo amore fisico, eccetera, eccetera, del figlio che poi loro va. Insomma, una trama sostanzialmente potrebbe in certo senso essere pure una trama non eccezionalmente, come dire, originale. Però la cosa originale qual è? È proprio questo personaggio di Marcenda. Marcenda che è proprio la figura diafana, la figura, diciamo, della Lidia, così come l'aveva creata Riccardo Reims e come era di lontano origine, naturalmente, oraziano, è una donna, diciamo, una fanciulla che
anche lei sostanzialmente remissiva, che appunto è destinata alla fine. Non a caso l'emblema è rappresentato da un braccio che è completamente immobile, paralizzato, immobile, e che già è un simbolo naturalmente della breve esistenza o della forse breve esistenza di questa marcenda. Di conseguenza, ecco che questo Riccardo Reims stabilisce il doppio binario. Da una parte l'amore sensuale per la Lidia, diciamo che però un personaggio vero, e dall'altra l'amore, diciamo così, con poetico, tanto per dare un'espressione, per questa marcenda. Diciamo, queste sono le due vie fondamentali. Ed è a questo punto che sorge il problema del personaggio, perché Saramago sostanzialmente si muove da una parte lungo un binario particolare di scrittura, che è una scrittura quasi orale, basata su virgole senza punteggiature, eccetera. Ma il punto fondamentale però è questo, su cui io sono non completamente d'accordo con Eleonora, perché Eleonora mette in evidenza che l'elemento fondamentale rappresentato dalla scrittura di Saramago è dato dall'elemento intertestuale, cioè dal recupero, dalle riscritture di altri testi, che è, diciamo, non tanto un elemento polifonico, ma è un elemento postmodernista. Cioè, in fondo, Saramago, tutto sommato, se è, diciamo, l'autore che si muove sugli elementi intertestuali, sul recupero, sulle riscritture, sulle citazioni, sulle allusioni, eccetera, eccetera, questa naturalmente è la tecnica tipica del postmodernismo. Perché non a caso, ecco, Eleonora a questo punto richiama un autore importantissimo, che io non ho citato a bella posta all'inizio, che è Bakhtin. Bakhtin, come noi sappiamo, è l'autore che ha parlato dell'elemento carnevalizzato, dello scoronamento, eccetera, cioè quindi del ribaltamento dei ruoli, eccetera, eccetera, che indubbiamente c'entra sostanzialmente in questo rapporto. Ma l'elemento, diciamo, fondamentale di Bakhtin, a parte, diciamo, l'elemento carnevalizzato, che non a caso, attenzione, lui pone in modo particolare su Rabelais, e quindi è sull'opera di Rabelais che lui riscopre l'elemento carnevalizzato, l'elemento dello scoronamento, l'elemento, diciamo, antigerarchico, eccetera, eccetera. Però attenzione, Bakhtin è autore di una monografia molto bella, che è una monografia su Dostoevskij. Là, nella monografia su Dostoevskij, ecco, l'autore, diciamo effettivamente, secondo me, il più grande romanziere, diciamo, è Dostoevskij. Dostoevskij sostanzialmente è un autore che mette in campo una grande polifenia. La vera polifenia è quella appunto di Dostoevskij, che non è la stessa cosa della intertestualità, cioè dell'assemblaggio di elementi diversi, perché l'assemblaggio di elementi diversi sostanzialmente diventa una tecnica, come dire, postmodernista. Ciò non toglie naturalmente che Saramago, così come esce anche dalle pagine più strettamente critiche, che non si addentrano naturalmente nella trama, perché poi Eleonora segue molto bene la trama, i vari passaggi, eccetera, ma che non si addentrano nella trama, bene, ecco, l'elemento fondamentale è dato proprio da questa parte più strettamente critica, che mette in evidenza proprio anche la caratteristica di scrittura, naturalmente, di Saramago. Una scrittura sicuramente, diciamo, originale, tant'è vero che poi Saramago, come noi sappiamo, è stato insignito anche del premio Nobel, quindi naturalmente, diciamo, l'analisi fatta da Eleonora per certi versi e per quello che io ho messo in evidenza, sostanzialmente, è un'analisi interessante. Mi avvio veramente alla conclusione, perché la parte finale poi è dedicata in modo particolare a Tripodo, che è un altro autore amatissimo da Eleonora, perché oltre ad essere poeta è anche, diciamo, traduttore anche lui di Orazio. È una figura indubbiamente molto interessante. Eleonora ha dedicato, mi pare, pure un saggio critico su Tripodo, mi pare che parteciperà anche a un convegno, mi pare che a questo convegno parteciperà pure il collega Salerno, insomma, quindi siamo tra esperti di traduzioni e comparatisti, insomma, e quindi anche Tripodo va bene, diciamo. Nella parte finale c'è questo riferimento a un altro autore molto caro a Eleonora, che è naturalmente Trabucchi.
che è un tabù che un po', diciamo, che si riferisce a Montale. Quindi c'è questo gioco, evidentemente Leonora è appassionata da questi giochi che si muovono all'interno del telaio letterario, e il gioco questa volta è con Montale, con Annalisa Cima, e quindi con la possibilità, diciamo, che Montale si voglia divertire. Insomma, Montale dice esattamente: io mi voglio divertire alle spese degli altri. E quindi questa specie di inganno che lui fa ad Annalisa Cima, e che poi naturalmente è raccontato molto bene in questo, diciamo, in questo racconto dell'angelo nero di Tabucchi. Anche qua naturalmente abbiamo una Lidia, anche qua però una Lidia sostanzialmente che non è, diciamo, proprio la Lidia, come dire, di Saramago, con la grande fisicità della Lidia di Saramago, ma è comunque ancora una volta un riferimento, perché poi naturalmente ci sta la moglie di Montale, che lui chiamava Mosca, poi ci sta una delle amanti, c'è cioè Maria Luisa Spaziano, che chiamava Volpe, e via discorrendo. Ma questo naturalmente ci porterebbe in un discorso completamente diverso. Dunque, per concludere, è naturalmente un testo che effettivamente si presta appunto a varie discussioni, perché è chiaro che una volta che si mettono in campo, lasciamo stare Orazio e i due autori barocchi su cui, diciamo, non sono poi dedicate molte pagine, ma quando poi si arriva sostanzialmente a Carducci, in modo particolare poi a tutto l'asse, diciamo, che collega Pessoa con Saramago, eccetera, allora naturalmente il discorso diventa molto più ampio, su cui si possono aprire diverse discussioni. La cosa che io voglio dire alla fine è che il libro, naturalmente, è sempre supportato da una, come dire, da consultazioni bibliografiche molto ampie, sia per quanto riguarda Saramago, sia per quanto riguarda Carducci, e naturalmente anche per questa parte, come abbiamo detto, metacritica o metaletteraria, che, diciamo, mette in un modo particolare in evidenza il personaggio. Alla fine c'è la domanda un po' di rito, insomma, ma alla fine, insomma, la storia di questo personaggio, Lidia, è stata centrata o no? Beh, diciamo di sì, perché poi, diciamo, non per fare un elogio a Leonora che è qui presente, insomma, ma diciamo di sì, perché poi tutto sommato, diciamo, ci ha dato la possibilità di scrutare in vari orizzonti, perché veramente sono vari gli orizzonti, da Orazio a Tabucchi, gli orizzonti sono veramente molti, e in questi vari orizzonti poi naturalmente ciascuno ci può portare anche le proprie impressioni di lettura, di critica, eccetera. Per cui noi a questo punto gli facciamo gli auguri di un approfondimento successivo in questa direzione, sperando che questo personaggio alla fine diventi effettivamente un punto di riferimento fondamentale, perché chi è il personaggio e come si crea il personaggio, qui sostanzialmente è il mistero dei misteri, e ci vuole l'invenzione vera per poter creare il personaggio. Per cui vi ringrazio dell'ascolto. Grazie. Sì, grazie. Grazie ad Alberto Granese per questa avvincente passeggiata ed incursione nel libro di Eleonora. Ci ha offerto in maniera molto sintetica, con la sua grande capacità davvero di analisi e di sintesi, i punti fondamentali della ricerca di Eleonora Rimolo, dandoci il quadro generale di teorico legato alla funzione del personaggio, e poi ci ha portato un po' per mano, toccando i passaggi, i momenti più significativi, alla ricerca, ecco, di Lidia, tra assenza e presenza e metamorfosi soprattutto. Quindi grazie al professore Alberto Granese, lascerei la parola al professor Enzo Salerno per continuare la nostra indagine di lettura. Buonasera, grazie. Io credo che,
anche se sono stati già fatti, debba ripetere dei ringraziamenti che non sono assolutamente di circostanza, ma che veramente sono sentiti perché mi danno la possibilità questa sera di parlare di un libro, di un bel libro e di farlo in compagnia di colleghi a cui appunto va il mio saluto, il mio ringraziamento. Ringrazio il padrone di casa di questo webinar, Carlo Santoli, e ringrazio la direttrice di Dipartimento, Rosa Maria Grillo, e i due colleghi, Rosa Giulio e soprattutto il professore Alberto Granese, che veramente in maniera magistrale ha introdotto l'argomento di discussione di questa sera, facilitandomi parecchio il compito perché ha già dato in una esauriente introduzione e premessa tutto quello che è il quadro critico, gli apparati, le interpretazioni che Eleonora Rimolo in questo suo bel lavoro, e sottolineo bel lavoro, ci offre come premessa alla presentazione del personaggio di Lidia. Quindi io dirò pochissimo a proposito di quella che è la costruzione generale del libro. Ripeto, lo ha fatto meglio di me in maniera esaustiva assolutamente il professore Granese, col quale veramente mi trovo d'accordo su tutta la linea, in particolare l'idea che non ci sia una interpretazione, secondo me, riduttiva in maniera appunto gramsciana del personaggio come semplice attante, è una lettura giustissima del professore Granese che faccio, ripeto, che faccio mia, e così come pure la funzione importantissima, la centralità, quello che lui ha definito il piatto forte del libro, cioè Saramago in riferimento a Pessoa e in riferimento agli eteronimi, e poi in prospettiva al Tabucchi, che in un certo qual modo chiude il percorso di ricostruzione di Eleonora. Io credo che sia una traccia di lettura importantissima. Domani dirò qualcosa sul Quotidiano del Sud in un mio articolo a proposito del libro, tracciando però, occupandomi di un aspetto, diciamo, che è molto più affine a quella che è la mia indagine, al mio percorso di studio e di ricerca, e che cioè ha a che fare con un elemento importantissimo per la tradizione dei personaggi secondo una prospettiva comparatistica, perché va riconosciuto, cosa che il professore Granese ha fatto, soprattutto anche questa capacità di lettura e di taglio comparatistico del libro di Eleonora Rimolo nella tradizione del personaggio. Mi ha ricordato molto l'Ulisse di Boitani. Mi ha ricordato molto questa sua capacità di gettare una grande ombra sulla letteratura che appunto dal mondo classico si faceva riferimento all'epicureismo. È stato citatissimo, io ritornerò su questa figura, su Orazio, appunto la letteratura latina, il barocco, Carducci, fino ad arrivare appunto alla nostra modernità e alla nostra contemporaneità. Il libro della Rimola è un libro che attraversa appunto generi, lingue, confini geografici e temporali, e riesce continuamente a cogliere le trasformazioni e anche gli adattamenti. E sul concetto poi di adattamento, per lo specifico del dato traduttologico, tornerò quando appunto parlerò di un autore nello specifico. Faccio tesoro dell'assist che mi ha fornito il professore Granese quando ha citato Tripodo, Pietro Tripodo, che è uno degli autori molto, molto cari all'autrice del volume. E io credo che questo non succeda a caso, perché in ritardo ho scoperto che appunto Eleonora è anche una poetessa. Confesso di non aver letto nulla delle sue poesie, sono curioso, spero di poterlo fare, però succede spesso agli studiosi che poi si occupano di poesia di essere poeti in proprio, e succede
spesso leggendo appunto i loro lavori, che una certa empatia, una certa tensione, una certa predilezione, anche se appunto nascosta tra le righe, si manifesti tra gli autori che sono oggetto dei loro studi. Io credo che Tripodo sia all'interno del Pantheon, sia appunto nello scaffale degli autori preferiti, il cosiddetto canone, appunto. Poi magari Eleonora ci dirà se questo è vero, di una particolarissima selezione ideale che ciascuno di noi ha rispetto a degli autori di riferimento. E credo che appunto in questo senso la poetessa riesca in particolare e in maniera molto felice a stabilire una sorta di incontro poetico con Tripodo. La mediazione di questo felicissimo incontro avviene in uno spazio, in una zona appunto della letteratura, in una zona, in uno spazio importantissimo della letteratura, che è quello della traduzione. In particolare, io credo che bene abbia fatto Eleonora in quel capitolo del suo libro, che è dedicato proprio a Pietro Tripodo, ad insistere su questa duplice natura dell'autore, poeta-traduttore. Poeta-traduttore che appunto molte volte, spessissimo, leggiamo appunto nelle pagine dedicate a Tripodo, consapevolmente, con una sorta appunto di voluta maestria, di mestiere, propone insieme, nello stesso volume, versioni e traduzioni. E tra l'altro, altro dato importante, significativo, da mettere subito in evidenza, il fatto che Tripodo sia appunto un poeta traduttore che riesce a muoversi con competenza tra appunto versioni del mondo classico e della modernità. Fra poco parleremo della sua versione di Orazio, ma sicuramente c'è tanto che andrebbe detto a proposito della resa, soprattutto dei moderni. Penso alle versioni di Trakl, penso alle versioni di Stefan Georg, penso alla traduzione, alla versione di Shakespeare. E avvicinandoci al nostro Orazio, che è poi il personaggio che traduce, nel senso proprio etimologico del termine, trasporta Lidia attraverso una operazione originalissima, cioè il personaggio compare in un testo che forse è uno dei testi più famosi di Orazio, quel Carme 11 che è ricordato anche come il Carme del Carpe Diem, con una sostituzione interessantissima, perché la voce, il personaggio, in questo caso attante, all'interno del Carme, viene significativamente sostituito con Lidia, che dunque per sostituzione, per tradizione, entra in una traduzione di Tripodo e ci viene consegnata. Ed è interessante, e questo fa bene a farlo appunto Eleonora nel suo libro, ed è interessante sottolineare che questa operazione sia contestuale nel 1984, quando c'è traduce questo testo Tripodo, sia contestuale ad un'altra traduzione, che è quella del Cimetière Marin di Paul Valéry, altra opera importantissima di un poeta traduttore anche lui dei classici, fondamentale ad esempio la sua traduzione delle Bucoliche di Virgilio, e altrettanto fondamentale il testo che premette a quella traduzione delle Bucoliche di Virgilio, tra l'altro traduzione fatta da Tripodo in latino con il titolo Sepulcra Maris. Quindi c'è sicuramente una sorta, anche in questo caso, di interessantissimo
incontro poetico tra i due poeti traduttori, messi in contatto poetico proprio dalla mediazione fondamentale del terzo poeta traduttore. In questo caso parliamo del tercium comparationis, per restare in tema appunto comparatistico, e questo lo intuisce bene Eleonora, che è la mediazione importantissima del poeta traduttore Pietro Tripodo. Mi piace ricordare una cosa, e questo che appunto viene fuori dall'analisi che Eleonora dà appunto di questa traduzione. Eleonora chiama Tripodo poeta filologo. Io sto insistendo su questa categoria del poeta traduttore. Se proprio dovessi fare un appunto, perché sennò poi si dice che siamo chiaramente di parte rispetto a questo lavoro, che è veramente un lavoro che merita tutta una posizione partigiana, perché è un lavoro che mi è piaciuto tantissimo. Se proprio dovessi fare un appunto, allora in questo caso direi che lei parla di traduzioni d'autore, dove appunto si riconduce a questa categoria codificata soprattutto nella traduttologia, la traduzione fatta da poeti affermati, poeti famosi o autori di un certo rilievo. Io credo che questo sia giusto per Tripodo fino ad un certo punto, non perché Tripodo non sia un poeta importante, famoso o appunto di peso all'interno della nostra tradizione. Tripodo è però, diciamocelo, soprattutto noi che lo leggiamo e che ci occupiamo di questo poeta, come ha detto a ragione Emanuele Trevi, un grande poeta sconosciuto, purtroppo per noi ancora troppo poco conosciuto nella tradizione poetica italiana. E quindi io lo collocherei piuttosto all'interno della categoria dei poeti traduttori. Ed Eleonora questo lo fa quando, soprattutto parlando di questa celebre versione, che è veramente uno dei testi più citati del poeta traduttore Tripodo, pone in evidenza due aspetti, che secondo me sono due aspetti fondamentali, colti proprio in tutta la loro importanza, in tutto il loro peso. E c'è a dire il fatto che non si tratti di una traduzione filologica assolutamente, nonostante, e questo è anche sempre ribadito, rilevato, ci sia una competenza, una conoscenza, un rigore filologico rispetto alle lingue classiche, alla conoscenza delle traduzioni, che è propria dell'indole del poeta traduttore Tripodo. Tuttavia Tripodo, nella sua versione, che è una versione che quasi raddoppia i numeri dell'originale, ricrea, e dunque si parla di rifacimento, che è secondo me una interpretazione giusta rispetto a questo lavoro di resa di Tripodo. Un rifacimento che non significa assolutamente una riscrittura libera del testo, ma significa una operazione che si inserisce in una tradizione ben consapevole di poeti traduttori della seconda metà del Novecento italiano, che rispetto a questa categoria della fedeltà, la traduttologia, la teoria e la storia della traduzione vivono attraverso il corso dei secoli, da Cicerone ai giorni nostri, su una serie di coppie dicotomiche, ut interpre sut orator, fedeltà e infedeltà, target oriented, source oriented, sibliste susir. Quindi c'è tutta una tradizione che interpreta la traduzione sempre su un percorso, su un sistema binario. Se dovessi io individuare per questa bellissima versione di Tripodo, che ci restituisce, che restituisce alla nostra contemporaneità, appunto, in questo percorso eccezionale, che è il percorso di rigenerazione dei classici attraverso la traduzione, se io dovessi indicare una categoria, e con questo mi avvio alla conclusione, se dovessi fare questo, io direi che la categoria che Tripodo, non so quanto consapevolmente, metta in atto rispetto alla sua ipotesi di traduzione di Orazio, è la categoria della fedeltà.
della lealtà, chiedo scusa, ed è una categoria, quella della lealtà, che tra l'altro è riconosciuta a Tripodo anche da uno dei poeti traduttori, secondo me, più rappresentativi, più emblematici della nostra contemporaneità. Un atteggiamento, quello della lealtà in traduzione piuttosto che della fedeltà, che appartiene ad esempio alla teorizzazione teorica di Franco Buffoni e di Valerio Magrelli, due poeti che tra l'altro a proposito di Tripodo hanno scritto e hanno ribadito soprattutto questo aspetto, cioè la componente di originalità nel dato interpretativo attraverso la mediazione fondamentale della traduzione. E dunque, quando io parlo di lealtà rispetto alla modalità di traduzione, voglio citare soltanto un passo, che è un passo che appunto, come successe per Tripodo, Franco Buffoni fa premettendo un suo quaderno di traduzioni in cui ci sono poesie sue originali e testi in traduzione. Allora, Buffoni dice: mia ferma convinzione è che non di fedeltà si dovrebbe parlare, bensì di lealtà. Il termine fedeltà connota guanciali, lenzuole e sotterfugi. Il termine lealtà, due occhi che, fissando altri occhi, dichiarano amore, ammettendo un momentaneo tradimento. Tradimento è virgolettato, giocando appunto sul concetto, o meglio sull'etimo latino del trado come tradizione, trasporto attraverso la traduzione. Sono stato leale alla tua altezza poetica, tradendoti qui e qui e qui. E l'ho fatto per restare il più lealmente possibile leale alla tua altezza. Questo è ciò che dico ogni sera ai poeti vivi e morti, coi quali cerco di intessere un dialogo poetico. Io credo che Tripodo abbia fatto lo stesso, traducendo e tradendo in questo suo rifacimento il testo di Orazio, in questa sua bellissima versione che Eleonora Rimolo propone nel suo libro. Ma io credo, ribadendo un tertium comparationis, che a questo fecondissimo dialogo poetico non poteva non partecipare una poetessa studiosa filologa quale appunto è Eleonora Rimolo, e credo che anche Eleonora in questo momento abbia colto il senso più alto della traduzione, e cioè l'incontro attraverso la poesia e attraverso questo fecondissimo dialogo poetico. Grazie, molte grazie al professore Salerno, che davvero con grandissima sensibilità e competenza è entrato nell'anima più comparatistica del lavoro di Eleonora, con un affondo su Pietro Tripodo, che è un autore davvero straordinario che stiamo imparando a conoscere, e con un affondo poi sulla traduzione, sul poeta traduttore, sul senso e il valore della traduzione e su questo aspetto della lealtà che veramente condivido pienamente, trovo straordinario, e che probabilmente è anche il sentimento che ha appunto guidato gli esiti e i risultati di questa splendida traduzione oraziana da parte di Tripodo. Però a questo punto io, ecco, dopo aver ringraziato i docenti che sono intervenuti, devo lasciare la parola, non devo togliere tempo all'autrice, quindi devo lasciare la parola ad Eleonora Rimolo, che ha ricevuto tantissime suggestioni, credo, da queste presentazioni, indicazioni anche di tipo interpretativo, di metodo, e vorrei che lei ne potesse discutere e potesse condividerle con tutti quanti noi. Quindi la parola all'autrice, ad Eleonora Rimolo. Grazie, io davvero sono felicissima di poter fare questi ringraziamenti. E sicuramente un grazie va a colui che ci ospita, che ha voluto questo incontro, il professore Carlo Santoli, al regista, alla regia informatica.
senza la quale tutto questo chiaramente in questo momento non sarebbe possibile, quindi Vincenzo Aiello, che appunto presiede alla regia informatica dei webinar di Sinestesie, all'ufficio stampa di Sinestesie diretto da Maria Rosa Fedele e alla professoressa Giulio, che ha coordinato questo incontro, a coloro che hanno analizzato e hanno accompagnato gli spettatori in questo percorso di lettura davvero interessante, completo, che ha fornito a me stessa degli spunti inediti di riflessione. Quindi un grande grazie al professor Granese e al professore Salerno, un grazie alla direttrice del Dipartimento, Rosa Maria Grillo, ai professori Pinto, Polito, che vedo qui collegati. Davvero vi ringrazio davvero di cuore. Beh, cosa dire? Sicuramente, come abbiamo potuto vedere dai magistrali interventi dei professori Granese e Salerno, il percorso di evoluzione del personaggio di Lidia produce nella mente del lettore delle immagini che riflettono un tempo e uno spazio più o meno realistico e che veicolano delle proprietà che rimandano di volta in volta a un mondo più o meno empirico, ma sempre in misura diversa, come abbiamo potuto vedere, in qualche modo dipendente dall'archetipo razziano. Questo ovviamente non significa che tutte le successive manifestazioni del personaggio che io ho cercato di indagare siano prive di autonomia o di verosimiglianza. Ad esempio, appunto, Saramago e Carducci, sopra tutti gli altri, hanno inserito nelle rispettive opere qualcosa che probabilmente va oltre il mero riferimento testuale o l'ammiccamento letterario al modello, e quindi hanno generato un'entità narrativa nuova, anche molto complessa e diversificata, in cui il lettore o comunque una certa idea di poesia può identificarsi. Non sempre Lidia chiaramente è riuscita ad essere un personaggio in grado di reggere il confronto con l'uomo reale, spesso si è limitata, abbiamo visto, ad essere una comparsa, un pretesto letterario, quello che Barthes definirebbe un essere di carta, cioè priva di azione e priva di descrizione. Però quando si è trovata al centro dello scenario narrativo, come ad esempio in Saramago, si è imposta al lettore per il suo carattere sovversivo, per il suo spessore, per la centralità del suo ruolo all'interno dell'intreccio, che sebbene vincolato chiaramente alla biografia di Pessoa, è comunque un intreccio inedito e rovescia appunto alla maniera bakhtiniana quello che è il morfema Lidia, perché chiaramente in Orazio il morfema Lidia è una presenza muta, stoico-epicurea, che appunto non è assolutamente un personaggio carnale. In Saramago Lidia diventa una cameriera semi-analfabeta che esiste in virtù del fatto che è desiderata carnalmente dal personaggio Reis e sicuramente non per le sue qualità intellettive. In Carducci invece è il valore di un incontro con la donna reale, cioè Carolina Piva, che poi appunto diventa Lidia dalle Odi Barbare in poi. Tra l'altro il pretesto per cui diventa Lidia è un pretesto biografico, perché all'interno di un'epistola i due amanti si raccontano che Lina, Carolina, è risultata troppo conoscibile all'interno delle primavere elleniche, delle rime nuove, perché appunto Carducci la chiamava Lina e tutti insomma avevano collegato la presenza di questo personaggio femminile Lina all'amore clandestino tra lui e Carolina Piva. E quindi Carducci, poiché aveva in mente, no, questa idea dell'arte pura legata alla classicità, dice: probabilmente è meglio che da questo momento in poi io ti chiami Lidia. E quindi insomma questo funge da motivazione per la costruzione di una Lidia che difatti allude ad Orazio, però nello stesso tempo gli volta le spalle, perché chiaramente segue una sollecitazione data da un'esperienza meramente biografica e concentra allo stesso modo su di sé buona parte poi dei motivi della poesia carducciana. Quindi io credo che, tra l'altro poi dal 600 in poi, quindi diciamo dai seicentisti, passando poi per Reis fino ad approdare al 900 inoltrato, quindi Tripodo e Tabucchi, Lidia abbia centrato l'obiettivo di ampliare l'orizzonte conoscitivo dell'io leggente.
E anche se sembra rimanere nell'ombra, ad esempio nel rifacimento tripodiano o nella citazione così en passant di Tabucchi, e quindi sembra non avere contorni e fungere da semplice ponte con il suo archetipo, in realtà io credo che incida sul lettore, offra nuovi spazi interpretativi della realtà in cui vive e opera quell'autore e soprattutto si fa promotrice di un confronto che è quello tra Homo sapiens e Homo fictus. In particolare, in realtà ciò che diceva il professore Salerno su Pietro Tripodo è vero. L'obiettivo di Tripodo, che io diciamo ho avuto modo di studiare a fondo e al quale ho dedicato diversi saggi, di cui l'ultimo fa parte diciamo di una miscellanea che sarà pubblicata a breve da Semicerchio, un numero speciale dedicato a Pietro, relativo a un convegno che è stato fatto a Firenze lo scorso anno, in cui mi sono trovata ad avere tra le mani delle traduzioni inedite di Tripodo, non solo di Orazio, ma anche di Ausonio e di Catullo, che mi sono state offerte gentilmente da Ignazio Visco, che era compagno di Tripodo. E diciamo, il titolo Poeta Filologo viene invece da un altro saggio relativo a un altro convegno che fu organizzato da Gabriella Sica, che era la fondatrice della rivista Prato Pagano, alla quale aderì Pietro Tripodo negli anni Ottanta e che era una rivista che andava in direzione chiaramente opposta alla neoavanguardia. E quindi la professoressa Sica ed io pensammo, diciamo, a questa versione di Pietro come poeta filologo, cercando anche di mettere in luce la sua attività proprio di docente, di ricercatore rispetto alla lingua classica e poi chiaramente di rifacitore dei classici. Tutto questo io lo devo chiaramente alla vicinanza e al fatto che Ines Morisani, cugina di Pietro Tripodo, ha negli anni sponsorizzato insomma questi studi e mi ha permesso di avvicinarmi ancora di più a quest'autore che in effetti sì, come dice il professore Salerno, fa parte diciamo dei miei archetipi letterari se vogliamo e quindi sicuramente mi è nel cuore. E diciamo che chiaramente Tripodo rinvigorisce attraverso una lingua morta una riflessione fondamentalmente viva e attualissima sul tempo e quanto mai votata ad una scelta di tipo stoico nel nome della tradizione classica e nel nome di Lidia, che in questa sede regredisce di nuovo a creatura impalpabile, ma attenzione, in funzione dell'idea tripodiana di poesia contemporanea. Infatti Tripodo a un certo punto, in alcuni saggi sulla traduzione, dice «è così che Lidia diventò l'oggetto di un interiore universale, mentre l'Euconoe di un sentire vivente». E in questo modo lui giustifica la scelta di sostituire l'Euconoe, che era un nome parlante e che quindi era creato per il Carpe Diem oraziano, di sostituirlo con Lidia. Di conseguenza mi trovo perfettamente d'accordo con quanto detto relativamente alla teoria sulla traduzione dal professore Buffoni, che ha fornito numerosi spunti diciamo ai miei studi e che diciamo ho avuto il piacere di conoscere perché è stato anche il presidente del premio Marazza che ho vinto insomma 2 anni fa con il mio libro di poesie, quindi insomma c'è stima reciproca. Per quanto riguarda Tabucchi, lo stesso è, diciamo, il gioco è simile. Tabucchi sceglie di chiamare Lidia la Clizia Montaliana in un gioco di rimandi e di sostituzioni di nomi per in qualche modo malcelare il fatto che questo racconto fosse dedicato a questo vecchio poeta che era Montale. E quindi Clizia, che è notoriamente la ninfa che si trasforma in fiore e segue gli spostamenti del sole inclinandosi, perché appunto il sole è il suo eterno amore, quindi questa ninfa è portata a seguirlo, la sostituisce con Lidia, sfuggente musa oraziana dalla filosofia e dalla voce ignote, che poi fondamentalmente, se ci pensiamo, sono i due volti complementari di Irma Brandeis, che da un lato fu amante fedele di Montale, però lo seguì fino a un certo punto, quindi poi le loro strade si divisero e Irma Brandeis divenne solo un pretesto puramente letterario e una ispiratrice fondamentale del poeta, ma di fatto lontana proprio materialmente dal poeta.
E poi, insomma, è interessante osservare come Lidia, nonostante non sia riconoscibile al suo principio e priva di carattere, nel Novecento, che tra l'altro, secondo De Benedetti, è il secolo dominato da un'epica dell'esistenza in cui comunque vengono meno i riferimenti alla tradizione consolidata e addirittura i personaggi sembrano in rivolta contro i propri archetipi, è interessante rilevare come Lidia continui a resistere come un contenitore di trame, di rifacimenti, comunque legati sempre alla dimensione classica, che tra l'altro, diciamo, è un modello che oggi è venuto a mancare. In un'epoca dominata dalla perdita del padre, diciamo, la cultura classica, nella stretta contemporaneità, per chi svolge anche un lavoro sulla poesia militante, ci si accorge, insomma, che c'è molta distanza e anche molta, diciamo, poca fiducia, ecco, verso la tradizione classica. Quindi probabilmente, diciamo, la riflessione che ho fatto è stata questa: forse la sua comparsa quasi in sordina, no, all'inizio con Orazio, all'interno di questo contesto puramente poetico, è probabilmente la cifra che ha permesso poi la sua resistenza attiva e la sua evoluzione nel medesimo tempo. Citando di nuovo Tripodo, la presenza di Lidia testimonia la presenza di uno spirito moderno che riflette sul tempo, ma è come se noi nel presente avessimo un'angoscia doppia rispetto all'avanzare del tempo. Infatti lui, dagli 8 versi Asclepiadei Oraziani, ne scrive 16, quindi praticamente li raddoppia. Quindi anche da un punto di vista formale l'angoscia dello scorrere del tempo è raddoppiato. Quindi Lidia, sì, non è una creatura, non è un personaggio autosufficiente, ma non è neanche un personaggio autotelico. È una struttura simbolica, a volte corredata da una particolare psicologia, ad esempio in Saramago, a volte legata ad un'esperienza biografica su cui si radica un discorso letterario, come in Carducci, a volte come in Reci, in Marino, in Achillini, in Tripodo, in Tabucchi anche. È una presenza che funziona come un campo magnetico di semi, secondo i principi della ricorsività e della combinazione, che sostanzialmente, sempre secondo Barthes, determinano poi l'esistere di un personaggio. D'altronde anche proprio il suo nome non designa un insieme rigido di proprietà, ma è semplicemente un marchio di identificazione linguistica che poi nel tempo si dota di elementi di riconoscibilità, man mano che appunto le sue manifestazioni si dimostrano dipendenti, ma allo stesso modo indipendenti dall'archetipo oraziano. È per questo motivo che, come ricordava il professore Granese, rispetto agli studi sul personaggio di Philippe Hamon, secondo me Lidia potrebbe essere ascrivibile come personaggio a tutte e tre le categorie teorizzate da Philippe Hamon, cioè Lidia è un personaggio referenziale, certo, perché svolge spesso funzione di semplice allegoria della realtà o della società in cui opera l'autore, ma è anche personaggio commutatore, perché riflette la presenza dell'autore nel testo, ad esempio il Saramago, e infine, che è un autore onnisciente in quel romanzo lì, infine è anche personaggio anafora, quando ad esempio compare in Tabucchi in maniera quasi impalpabile, con la funzione di coesione dell'intreccio, atta a lasciare degli indizi e a fornire anche, volendo, una possibile interpretazione carsica del tessuto narrativo. Quindi io credo che la costante di partenza, che è questa matrice oraziana nuda e cruda, guida e ordina il rapporto tra significante e significato di un personaggio che comunque subisce delle variazioni e si manifesta nel tempo e nello spazio in maniera varia. Comunque Lidia ha dimostrato di poter avere delle architetture combinatorie molto diverse e quindi le operazioni che vengono compiute all'interno dei vari testi riempiono questo morfema Lidia di trasformazioni, accumulazioni, ripetizioni, opposizioni e costruiscono una fitta rete intertestuale di relazioni con le manifestazioni precedenti rispetto al personaggio, ma anche agli altri personaggi che poi chiaramente nelle diverse con cui Lidia nelle diverse opere deve rapportarsi.
Dunque, se nell'arte ogni discorso coerente dal punto di vista logico ha un valore puramente conoscitivo, come ci ricorda Nelson Goodman, allora probabilmente sarà valsa la pena di indagare il sistema simbolico di Lidia, perché in qualche modo probabilmente foriero di personalità strutturalmente familiari ai suoi lettori, ma nello stesso tempo contraddittorie, multiformi, incompiute, come d'altronde è la vita e come d'altronde è la letteratura che riproduce la vita. Grazie. Grazie ad Eleonora, grazie davvero. Con questo suo intervento abbiamo qualche elemento in più per poter definire questa Lidia, ma non ci resta altro, io direi, di leggere il libro, quindi di ripercorrerlo anche attraverso quelle che sono state le indicazioni dei colleghi che sono intervenuti oggi, di ripercorrerne la trama, la genesi, lo sviluppo e le metamorfosi di questo personaggio ed arrivare ognuno di noi a poterlo definire. Ecco perché invito tutti alla lettura di questo splendido testo, I mille volti di Lidia, per i tipi della Edisud Salerno. Un saluto alla casa editrice che è presente anche online e sta seguendo l'evento. Ancora un ringraziamento a tutti i colleghi presenti, ai colleghi e agli ascoltatori presenti sul canale YouTube. E non mi resta altro che ringraziare ancora l'autrice, fargli i migliori auguri e congratulazioni e complimenti e dare appuntamento a tutti voi al prossimo webinar. Grazie, grazie ancora e arrivederci. Complimenti. Grazie. Complimenti Eleonora, brava, brava. Grazie, grazie. E tanti auguri col tripodo, mi raccomando, tra Enzo e Eleonora. Enzo e Leonora.